Buongiorno e buona domenica a tutti. Iniziamo con la lettura del calendario liturgico della settimana. Oggi, alle ore 18:30, la Santa Messa in chiesa parrocchiale per i defunti Lorenzi Renzo e Andrea, Tognoli Giuseppe. Lunedì 23 marzo, in oratorio, alle ore 6:30, l'ufficio di lettura e lodi. Alle ore 8 la Santa Messa e ora terza in suffragio del defunto Tondi Luigi e alle ore 18:30 la Santa Messa e i Vespri per i defunti Giuseppina, Pietro, Emilio, Marina e Luigi. Martedì 24 marzo in oratorio alle ore 6:30 l'ufficio di lettura e lodi. Alle ore 8 la Santa Messa e ora terza per i defunti Pedroni Mario e Salieri Lucia e alle ore 18:30 la Santa Messa per il defunto Franzoni Mario. Alle ore 20:30 la Santa Messa per il rinnovamento nello spirito. Mercoledì 25 marzo si ricorda l'Annunciazione del Signore. In oratorio alle ore 6:30 l'ufficio di lettura e lodi. In oratorio alle ore 8 la Santa Messa per i defunti Marconi Giuliana ed Angelo e alle ore 18:30 la Santa Messa per i defunti Resconi Pietro, Battista e Carolina. Giovedì 26 marzo, in oratorio alle ore 6:30 l'ufficio di lettura e lodi, alle ore 8 la Santa Messa e presso la casa di riposo alle ore 16:30 la Santa Messa per i defunti Agnelli Valentino e Anselmo Cirelli. In oratorio la Santa Messa alle ore 18:30 per i defunti della famiglia Biloni. Venerdì 27 marzo, in oratorio alle ore 6:30 l'ufficio di lettura e lodi. In oratorio alle ore 8 la Santa Messa e ora terza. In chiesa parrocchiale alle ore 15 la Via Crucis e alle ore 18:30 la Santa Messa e i Vespri in oratorio per i defunti Biloni Assunta e Graziella, Massaregnese, Adele e Luigi. Alle ore 20:30 la Via Crucis con la partenza da Via Spino, Contrada della Croce. Alle ore 20:30 in oratorio il catechismo per i preadolescenti. Sabato 28 marzo, dalle ore 9 fino alle ore 11 le confessioni in chiesa parrocchiale. Presso la casa di riposo alle ore 16:30 la Santa Messa per i defunti Maria Lorusso, Don Pierino Lombardi e in chiesa parrocchiale alle ore 18:30 la Santa Messa per i defunti Virginia ed Angelo. Domenica 29 marzo in chiesa parrocchiale alle ore 8 la Santa Messa per i defunti Andrea ed Angela. Alle ore 9:30 la processione delle palme e la Santa Messa con partenza da San Girolamo. E in chiesa parrocchiale alle ore 18:30 la Santa Messa per i defunti Conte Agnese, Francesco e Antonio. Ricordiamo tutte le mattine alle 7:40, dal lunedì al venerdì, Buongiorno Gesù. Ed ora diamo spazio all'editoriale di Andrea Milzani, che questa settimana ha per titolo Pietre vive, scelte preziose, immagine dell'amore di Dio. Nell'editoriale di domenica scorsa il nostro parroco domandava ad ognuno di noi: io che cosa posso fare per contribuire alla costruzione della mia comunità cristiana, della mia parrocchia? E contemporaneamente ci ricordava che siamo chiamati ad essere pietre vive, pietre scelte e preziose in virtù di quella molteplicità di carismi che lo Spirito Santo sa suscitare da sempre nella sua Chiesa. Significativa una frase, affermava Don Arturo: ne abbiamo bisogno, io in particolar modo come parroco, ne abbiamo bisogno. Esco dalla mia esperienza di questi 5 anni di consiglio pastorale, rafforzato dalla convinzione che per un progetto pastorale concreto, efficace, di vero servizio, serve parteciparvi con una precisa mentalità.
Si possono infatti avere competenze, capacità di ogni tipo e voglia del Signore che abbondino, ci mancherebbe altro. Si può predisporre una perfetta programmazione di tutto e guai se così non fosse, perché l'improvvisazione porta danno. Tutte caratteristiche delle quali Don Arturo ha bisogno, ne sono sicuro, ne siamo sicuri. Eppure, perdonatemi, manca ancora qualcosa di importante. 2 settimane or sono, nell'editoriale dell'8 marzo, ho parlato di comunione, corresponsabilità e missione. Bene, prendete questi 3 termini, uniteli all'appello del nostro parroco e uscirà quel filo d'oro, sottile ma prezioso, che lega il tutto. L'amore per la Chiesa, l'amore per la propria comunità d'appartenenza, l'amore, sì, l'amore per la propria parrocchia. E vi assicuro, seppur fra opinioni diverse, idee talvolta in contrasto, dialettiche non sempre convergenti, io, nei membri che hanno condiviso con me la passata esperienza del Consiglio Pastorale, ho visto e ne ho tratto personale giovamento proprio questo amore. Il cristiano vive in una realtà unica, di totale fusione fra l'universale e il particolare. Pensateci bene. Io prego nella mia intimità domestica, nel mio essere. Prego all'interno della mia parrocchia, vivo i sacramenti con altri attorno a me. Ma in contemporanea partecipo, pietra viva, viva, ricordate, della missione universale della Chiesa, così come ogni altro cristiano sulla faccia della terra. Cerchi concentrici che dal centro si allargano sempre più. E allora, quando chi verrà eletto sarà seduto assieme con gli altri nel nuovo consiglio pastorale parrocchiale e sarà chiamato a dare un contributo anche in base a competenze specifiche, non dimentichi questo. Ama la tua Chiesa. Lavora per tenerla unita, in comunione con chi ha il gravoso compito di sintesi dei carismi, cioè il parroco. In questo modo il progetto pastorale diventerà non solo una splendida realtà, una costruzione armonica alla quale tutti avranno contribuito. Sarà un'occasione concreta per dimostrare che il dinamismo di una comunità cristiana, anzi della comunità cristiana di Gottolengo, si fonda sulla fede, si fonda sull'amore e non sull'individualismo o su quel vacuo essere protagonista dei singoli che tanto caratterizza la società odierna. Buona domenica a tutti voi. Grazie. Ed ora altri avvisi dalla parrocchia. Oggi, alle ore 16, l'incontro dei bambini e dei genitori del secondo e terzo anno dell'iniziazione cristiana. Lunedì 23 marzo, alle ore 8.30, la partenza per il ritiro di Quaresima dei gruppi liturgie e sacrestia. Mercoledì 25 marzo, alle ore 14.30, la preparazione dei sacchetti degli ulivi all'incidella. Ore 20.30, celebrazione conclusiva dei centri d'ascolto della parola, con atto penitenziale e confessioni. Da giovedì 26 marzo è in distribuzione il nuovo numero del Redone. Venerdì 27 marzo, alle ore 20.30, la Via Crucis della Contrada della Croce, con inizio da Via Spino, presso la famiglia di Zoppini Anna. Sabato 28 marzo, i bambini e i ragazzi dell'iniziazione cristiana possono portare il vasetto con la pianta fiorita per ornare l'altare della Reposizione, il Giovedì Santo. Ore 19.30, partenza per la Villa delle Palme a Brescia. Martedì 31 marzo, alle ore 20.30, la Via Crucis Vivente, con partenza da Piazza 20 Settembre. Mercoledì 1 aprile, le famiglie sono invitate ad offrire fiori bianchi in vaso recisi
per ornare l'altare della riposizione del Santissimo Sacramento. Lunedì 6 aprile in oratorio, pranzo di Pasquetta in compagnia. Le iscrizioni e le informazioni presso il bar dell'oratorio. Sabato 7 marzo scorso, una comitiva di associati ad Amici Fondazione Civiltà Bresciana e della città e Basso Parco dell'Oglio ha presentato nel nostro teatro Zanardelli La vita e le opere di Lady Mary Montagu, che nel corso della sua vita di viaggiatrice soggiornò anche a Gottolengo. Bella, brillante e ben conscia di esserlo, Lady Mary Montagu ci ha lasciato un'eloquente testimonianza del suo talento letterario in una raccolta di lettere scritte dalle varie città d'Europa nelle quali le capitò di soggiornare. Nel 1710 le si presentò l'occasione di un viaggio in Oriente per accompagnare il marito nominato ambasciatore a Costantinopoli. Colta, curiosa, il lunghissimo viaggio attraverso la Francia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Bulgaria e la Turchia la portò a compiere le più interessanti esperienze che descrisse in lunghe e sapide lettere che poi formarono la sua fortuna letteraria. Tra l'altro, lo spirito di osservazione la sollecitò a capire l'importanza di certi rimedi usati dai turchi nella cura delle malattie e nella prevenzione delle infezioni, facendosi propagatrice in Europa dell'inoculazione antivaiolosa. Fece ritorno in Inghilterra nel 1717-718 e poi ebbe modo di compiere altri numerosi viaggi, tra cui in Italia, che descrisse come incantevole. Bella, brillante, affascinante e conversatrice, fu per qualche tempo al centro dell'attenzione di tutta l'alta società europea e di numerosi letterati, tra questi il Pope, con il quale avrà una burrascosa amicizia. In seguito a svariati affari economici e a dispiaceri familiari, dovuti all'incomprensione con il marito e alla condotta scapestrata del figlio, ebbe un declino inesorabile. Nonostante l'amicizia con la principessa di Galles, divenuta poi regina Carolina d'Inghilterra, essa si sentì sempre più isolata e si ritirò dapprima in campagna ed infine nel 1739 intraprese un volontario esilio in Italia, con soste più o meno lunghe a Torino, Milano, Verona, Padova, Venezia, dove intrecciò un'amicizia con il doge Grimani e con numerosi letterati e scienziati del tempo e condusse una vita mondana. È di quell'anno l'idillio segreto con il conte Algarotti. Malaticcia, inquieta, cercò un clima più confacente alla tranquillità dei suoi nervi. Nell'agosto del 1746, passando attraverso la Liguria del Piemonte, in subbuglio per la guerra e affrontando i pericoli di essere arrestata per vagabondaggio e spionaggio, il 20 del mese giunse a Brescia, ospite del palazzo in piazza del Novarino, ora del Foro. Pur dovendo passare molti giorni a letto per gravi disturbi, poté vedere la città che definì subito Jolie Petite Ville, sfruttata dallo squattrinato giovane conte bresciano, convinta da lui a trovare un clima più confacente di quello della città, accettò di trasferirsi nella sua casa di campagna a Gottolengo. Ne divenne, si può dire, prigioniera, continuamente derubata con tutti i possibili raggiri e imbrogli, fino al sequestro della sua corrispondenza. Alternando i soggiorni a Gottolengo e a Brescia, fra cadute e ricadute di salute a volte gravissime, non rinunciò ad una intensa attività, fondando in città un circolo intellettuale, progettando una storia locale, allestendo a Gottolengo, nelle scuderie del luogo, un teatro, organizzando con la piccola società della Bassa Bresciana concerti, cacce e danze, mentre si dedicava al giardinaggio, oltre che alla letteratura e alla corrispondenza. Nel 1750 soggiornò per un mese sul lago di Garda, del quale decantò le bellezze. Si rifugiò poi a Lovere per trovare giovamento alla sua salute.
Qui acquistò nel 1754 un vecchio palazzo con terrazza e giardino sul lago, nel quale soggiornò scrivendo racconti e continuando a curare i suoi affari. Come passatempo fece allestire in casa sua rappresentazioni teatrali. Si interessò di archeologia, di botanica, di agricoltura. Si diede a cercare lapidi con la stessa foca con la quale fece piantare viti e fiori e allestì un'azienda agricola modello nella piana di Bisogna. Tra l'altro, qui nella piccola fattoria di Gottolengo, essa sperimentò la coltivazione del tè. Sempre derubata e ricattata dal Conte Palazzi, si liberò di lui e dai suoi plagi nel 1756, passando gli ultimi anni della sua vita tra Padova e Venezia. Nel 1761 partì per l'Inghilterra, dove arrivò a gennaio del 1762 e dove morì pochi mesi dopo, circondata dall'affetto della figlia e delle nipoti, lasciando come eredità più duratura le sue lettere, nelle quali Brescia ed il bresciano sono vivamente presenti per la semplicità del dettato, la vivezza delle immagini e la potenza dei sentimenti. L'esercizio della memoria, a cura di Domenico Zambelli. Con uno sguardo nostalgico al passato, Mary Roversi filtra attraverso una videocamera amatoriale i ricordi dei nostri nonni. Da loro un'interpretazione delicata, venata di ironia casareccia, e l'incastona in una raccolta originale, libera da omaggi gratuiti e anzi a tratti irriverente. Il titolo è Sacchi di Debutù, preso in prestito dal cortometraggio che apre la serie, si lega con forza al concetto di rebelotto, di disordine, divenendo metafora dei ricordi di gioventù, rimestati sotto le teste canute e raccontati ai nipoti, fino ad ergersi a chiave di volta dell'intera rassegna. 11 cortometraggi all'insegna dell'esercizio della memoria e della tradizione, nel più intenso significato etimologico di trasmissione, che non pone al centro il contenuto del messaggio tra i nonni e i discendenti. I racconti seri sono intercalati con quelli più ironici, senza mai cadere nel pettegolezzo, bensì il momento di condivisione. E in fin dei conti è proprio questo intento dell'opera stessa. Laddove internet e smartphone partoriscono una società frammentata ed egocentrica, il condividere riallaccia i fili spezzati tra le persone. Curioso e raffinare. Curioso e raffiorare in 3 cortometraggi della parola culla nella tradizione dialettale cunina, più vicina peraltro al latino cuna, e condivisa con altre parlate locali. Un velato e forse non voluto rimando alla culla, quale simbolo, por excellence, della fonte di vita, dell'accoglienza, non di meno icona di questo ritorno alle origini. Siete tutti invitati sabato 28 alle ore 20:30 e domenica 29 alle ore 16 presso il Teatro Zanardelli per la visione del cortometraggio dal titolo E Sacchi di Debutù. Ed ora, per l'angolo dello sport, diamo spazio alla telecronaca dell'incontro disputato venerdì sera in oratorio tra le squadre ASD Gottolengo 2000 e Amici del Ciaga. No. Grandissima prova di forza, vittoria meritata ed il sogno continua, meno 2 dalla vetta. Siamo ormai arrivati alle battute conclusive di questa stagione calcistica ed in quel di Gottolengo si respira aria di grandi sfide. La 21esima giornata del campionato CSI ha in programma lo scontro al vertice tra i ragazzi di Mister Rossi e la capolista Amici del Ciaga, squadra di Verona Nuova, alla quale basterebbe una vittoria per assicurarsi la promozione in eccellenza. Per il Gottolengo l'obiettivo è solo uno, vincere per accorciare ulteriormente la classifica e rilanciarsi prepotentemente al rush finale. L'importanza del match chiama a raccolta molti tifosi, segno che l'appello lanciato dai nostri ragazzi ha sortito l'effetto voluto e questa bella realtà sta entrando sempre di più nel cuore del paese. Tra il numeroso pubblico spicca la nutrita presenza della squadra del FIES,
diretta rivale delle due compagini in ottica promozione. Le premesse per fare una grande partita ci sono tutte. Il Bruttolengo inizia subito il match col piglio giusto ed impegna severamente l'estremo difensore ospite in almeno tre occasioni, con lo stesso numero uno molto bravo a non farsi superare dai tentativi da fuori dei ragazzi di Mister Rossi. Gli amici del Ciara subiscono le iniziative locali e con molta fatica riescono ad affacciarsi dalle parti di Orsini grazie ad un'attenta retroguardia nella quale spiccano gli ottimi interventi di Trevisan e Zambelli, sempre pronti e bravi ad imbavagliare il reparto avanzato ospite ed altrettanto puntuali nelle ripartenze. Da una rimessa laterale arriva la rete che sblocca il match. Benini lancia in mezzo all'area il pallone. Un difensore buca l'intervento di testa, il controllo il palleggio di Braga è perfetto, così come il suo destro al volo seguente. Pala nel sacco ed 1-0 per il Bruttolengo. Reazione immediata della squadra verolese, ma la conclusione del numero 18 si perde sul fondo. La partita è molto fisica e l'agonismo è alto. Il direttore di gara spesso lascia correre l'azione, ma tutto sommato riesce a gestire abbastanza bene ogni situazione. Gli amici del Ciara pervengono al pareggio che l'arbitro giustamente annulla per un tocco di mano da parte del numero 18, bravo in seguito ad ammetterne l'irregolarità ed a scusarsi. Nelle azioni seguenti il Bruttolengo sfiora il raddoppio con Musa, ma il suo tiro deviato sotto misura da Tomasoni va a lambire la parte alta della traversa, a portiere avversario ormai battuto. I ragazzi di Mister Rossi schiacciano gli avversari e dagli sviluppi un calcio d'angolo arriva alla rete del 2-0. La palla spiove in area verolese e un difensore allontana centralmente di testa. Dalle retrovie arriva in corsa Zambelli che anticipa il proprio marcatore e lascia partire un fantastico sinistro in corsa che si spegne nell'angolo alto vanificando il tuffo disperato del portiere ospite. Una rete favolosa per il nostro numero 5. Davvero uno dei migliori in campo. Finisce così un primo tempo dominato dai nostri ragazzi, 2-0 il risultato parziale. All'inizio ripresa la squadra di Verola Nuova trova la rete del 2-1 che riapre di fatto la partita. Un calcio di punizione da fuori area sorprende un immobile Orsini e sembra dare nuova carica e fiducia agli avversari. La nostra formazione però non si lascia impressionare, riesce a contenere gli attacchi avversari e spesso riparte pericolosamente. A metà della seconda frazione di gara arriva la terza rete dei nostri ragazzi, ancora sull'asse Benini-Braga e sempre da rimessa laterale dello stesso Benini, il quale pesca Braga lasciato tutto solo in area a firmare la sua personale doppietta, con un destro al volo. Palla schiacciata a terra e il portiere battuto, 3-1. Il tempo corre via veloce, ma non finisce qui. Dall'ennesima rimessa in gioco di Benini, versione assist man, arriva la rete del 4-1 ed è ancora uno strepitoso Braga, grandissima tripletta per lui, a far prevalere il proprio soprapotere fisico a centro area, appoggiandosi al difensore, per girarsi poi in una frazione di secondo, scaricando sotto la traversa un potente destro. È la rete che sancisce il trionfo del Bruttolengo, frutto di una partita perfetta, giocata in modo impeccabile da ogni elemento sceso in campo. Scaccomata la capolista, 4-1 e il risultato finale. È la vittoria del gruppo, unito ora più che mai. Il prossimo incontro si giocherà a Varchi, frazione di Asola, dove affronteremo gli amatori di Medello.
vi lascio la registrazione dei giochi della Quaresima in oratorio di ieri sera e vi auguro una buona domenica e una buona settimana.